di gloria in gloria e che risplende sempre più luminosa. Non ha importanza se nel mondo non vediamo queste cose, in Cristo noi stiamo rendendo questa via sempre più luminosa, perché noi siamo la luce di questo mondo e il sale di questa terra. Luce che sorge. E con queste parole voglio dare il benvenuto a tutti voi, voglio dirvi grazie per essere qui in questo giorno meraviglioso e glorioso e per i nostri 20 anni. 20 anni! Le sfide più grandi sono davanti a noi. But the greatest trials are also ahead. Ma anche le vittorie più grandi sono davanti a noi. So we're not afraid of the future. Quindi non ci spaventa il futuro. We walk boldly into the future. Ma andiamo verso il futuro con sicurezza. Just like Jesus did. Come faceva Gesù? Siete stati sempre, siete ancora al nostro fianco e questo per noi è motivo di orgoglio, un orgoglio sano. Nei piani e nei bassi della vita spirituale, nel cammino spirituale, bisogna avere al fianco una persona che ti sostenga. E io ringrazio Dio per aver trovato una moglie come lei, o lei che ha trovato un marito come me. Dio è fedele. Buonasera. Buonasera. Alleluia. Le persone sono venute a dirmi, a ringraziare, non me, noi come chiesa, per l'eccellenza delle cose che stiamo facendo. E con quell'eccellenza noi stiamo mostrando la gloria di Dio. Scrivo per ringraziarla, lei e il pastore Angelo. Da giorni ho scritto questo messaggio, ma oggi ho voluto inviarlo. Prima della mia conversione avevo dei principi nella vita, avevo idee su
su come avrei voluto vivere la mia vita, in generale, ma anche nello specifico. Non capivo da dove nascevano queste idee. Penso mi siano state date durante la mia crescita. Dopo la mia conversione, questi principi sono stati variati da Dio e da me. Prima mi vergognavo di portarli con me. Ora sono parte della mia corona. Volevo amare una persona sola, essere fedele a colui che Dio avrebbe preparato per me, aspettare colui che mi aspettava. Ora non posso fare altro che ringraziare Dio e ringraziare voi perché vi siete presi cura di me come una figlia, perché ho fatto la scelta giusta guardando la vostra. Ho visto l'immagine che c'era nel mio cuore guardando voi. Ho visto in voi la volontà di Dio adempiuta in un uomo e in una donna. Ho visto l'inizio di ciò che Lui ha fatto quando ci ha messi in questa terra e l'inizio di ciò che farà nella mia vita. Grazie, perché avete in cuore noi, perché avete in cuore il bene di tanti altri. La mia vita sarà testimonianza grazie a voi. E poi è firmata. Questo è quello che intendiamo noi successo nel ministero. Qualcuno diceva, pastore, chissà da quanto tempo hai desiderato di vedere tutte queste bandiere. 20 anni, sono 20 anni che io ho queste bandiere e aspettavo il momento di metterle fuori sulla facciata della chiesa o fare una sfilata di questo tipo. Perché la chiesa è aperta a tutti. Qui sul nostro territorio è sinonimo di bene, di fratellanza, di amicizia. E la Chiesa Gesù Vive è una realtà ed è una realtà viva per il nostro territorio. Sapienza, intelligenza e una mente vasta per agire in nome e per conto tuo. Amen. Thirsty for any reason. Se tu hai sete, qualsiasi motivo, come to me. One place to go. C'è solamente un posto dove andare. One place. Solamente un posto. One place. Un posto. One place. Un posto. Jesus. Gesù. Risposta.
loro ministero. Grazie perché avete seminato voi stessi. A volte insieme alla famiglia. Se ci lasciano rientrare giù in Sicilia per il peso spirituale che portiamo, per la madre della patria. Il lavoro eseguito bene ti onora, un ministero eseguito bene onora Cristo. Ogni lavoro svolto è l'autoritratto di chi lo compie. Firma il tuo lavoro con l'eccellenza. In questa chiesa c'è l'autografo dell'eccellenza, dell'amore. Che dire? Amo Angela e Chiara, come dicono i bambini, tanto. E quindi amo tutti voi. Come siamo stati con loro dall'inizio. Ci dà un piacere che non si potesse ripetere. Noi siamo contenti. Vent'anni ci aspettano di cose gloriose e voi siete i nostri re e le nostre regine e noi vogliamo andare avanti con voi. Amen. È il frutto anche del suo lavoro. Lei ha seminato in noi e voi siete il frutto della semina della loro vita. Amen. Ma loro ascoltavano con tutto il loro cuore. È il motivo per il quale sono dei buoni pastori. It's because they allow God to pastor them. È perché permettono a Dio di essere il loro pastore. And you will lead them. E tu le condurrai. Of how to stand in their inheritance. E tu li condurrai e gli insegnerai come loro possono ricevere la loro eredità. Ne raccolto. For there is great harvest. C'è un grande raccolto. So lift up your eyes. Quindi alzate i vostri occhi. At the beginning of this season. All'inizio di questa stagione. And look at the end. E guardate alla fiato in voi. Must be performed. In a larger platform. Deve essere fatto vedere in una piattaforma più grande. E rilasciamo questa stessa unzione sulle vostre vite affinché ci aiutiate a portare il peso per compiere quest'opera. Ti chiamo come una madre per questo popolo, come un attore per questi greggi. Un greggi che non è fatto solo di bambini, ma anche di tante persone. Insieme compiremo quest'opera. Fate parte anche ad altri per il deposito che ne è. Il meraviglioso dentro di voi sta creando cose meravigliose.
le sta realizzando e plasmando con le sue mani e stanno venendo giorno dopo giorno.